Questo punto a rete è molto traforato, ma allo stesso tempo robusto, sostenuto e va bene per una maglia, per un top o per uno scialle da usare da solo o in combinazione con altri punti traforati o meno, o anche con la maglia rasata. E può essere lavorato con i ferri che corrispondono al filato utilizzato o anche con i ferri molto più grossi per ottenere una struttura ancora più leggera. Si sviluppa su 4 maglie e 4 ferri e dobbiamo avviare un numero di maglie multiplo di 4 più una, è molto importante per la simmetria, più 2 maglie di vivagno. Io ne ho 19, 16 più una più 2. Al primo ferro, fatta la maglia di vivagno, lavoriamo un diritto, un gettato, una diminuzione doppia, per esempio lavorando 3 insieme a diritto, e un gettato, e da capo un diritto, un gettato, una diminuzione doppia e un gettato. Come si può vedere, abbiamo i gruppi da 3 maglie composti da un gettato, una diminuzione e un gettato intervallati da maglie diritte. Perciò un diritto, un gettato, una diminuzione doppia, qua per esempio la lavoro come una cavallata doppia, e un gettato. Un diritto, un gettato, volendo si può lavorare anche la diminuzione doppia con la maglia centrale per ottenere un effetto diverso. Chiaramente non è da mischiare all'interno della stessa maglia oppure da combinare con criterio. E un gettato. Finiamo con un diritto che è quella maglia che abbiamo avviato per la simmetria. La maglia di vivagno e sul rovescio del lavoro, al ritorno, al secondo ferro, lavoriamo tutto semplicemente a rovescio. Lavoreremo a rovescio anche il quarto ferro. Tutti i ferri di ritorno, i ferri pari sul rovescio del lavoro. E il terzo ferro sarà praticamente uguale al primo, però disporremo le stesse maglie a scacchiera, sfalsate rispetto a quelle del primo ferro. Io da piccola giocavo anche a scacchi, adesso quasi quasi non mi ricordo più neanche le regole, però le disposizioni a scacchiera mi piacciono. Cosa dobbiamo fare? Come detto, abbiamo questi gruppi di 3 maglie, gettato, diminuzione, gettato, e in mezzo delle maglie diritte. Ora al terzo ferro, le maglie diritte diventano le maglie centrali della nuova diminuzione e sopra quelle che erano le diminuzioni doppie lavoreremo le maglie diritte. L'unica cosa è che all'inizio e alla fine del ferro, sfalsando tutto, questi gruppi da 3 ci sbordano e il gettato di destra sulla destra e il gettato di sinistra sulla sinistra non ci sono perché escono fuori. Iniziamo quindi il terzo ferro con una diminuzione semplice, per esempio una cavallata semplice, e un gettato, vale a dire la parte sinistra del gruppo di 3. E poi come prima, un diritto, un gettato, una diminuzione doppia, un gettato, un diritto, un gettato, una diminuzione doppia, un gettato, un diritto, che capita, come possiamo vedere, sopra quella che era la diminuzione, un gettato, una diminuzione doppia, dove la maglia centrale è quella che era la maglia diritta, e un gettato. Finiamo come abbiamo iniziato, un diritto e solo un gettato e una diminuzione semplice. Il gettato di sinistra e la doppia diminuzione non ci sono.
finiamo con la maglia di vivagno e torniamo a rovescio. Il bello di questo punto è che non solo è facilissimo di per sé, perché praticamente i due ferri sono uguali, ma è anche facile da fare quando abbiamo perso il conto, quando non sappiamo su che ferro ci troviamo, al primo o terzo. Basta guardare le maglie e vedere dove sono le diminuzioni e le maglie diritte del giro precedente e lavorare quelle che erano le doppie diminuzioni a diritto e far diventare quelle che erano le maglie diritte il centro della nuova doppia diminuzione. E possiamo variare l'aspetto della maglia cambiando il tipo della diminuzione, cioè lavorarla come tre insieme a diritto, oppure una cavallata doppia, o tre insieme a rovescio, o ancora una cavallata doppia con la maglia centrale, che avevo provato a fare qui, che ci crea, anziché questo torciglione che ci danno le accavallate o tre insieme diritto, ci crea una righina dritta e possiamo vedere solo queste losanghine che creano la rete.